Godetevi questo breve video sul vulcano Etna e con la mia cover. Il video inizia fra 35 secondi. Grazie. A fare sta vita non la faccio più. Picchi Sicilia, picchi U. A stare così non la faccio più. E se voto da me un po'. Buongiorno a tutti da Giovanni, benvenuti sul mio canale Dall'Otto Idea. Qui ci troviamo insieme a casa mia, Petara, provincia di Catania, Sicilia. Oggi andiamo a prendere la cipolla che avevo seminato all'inizio di ottobre. La cipolla quella gemogliata, la cipolla di scarto, guarda, quelle che le persone la maggior parte buttano. Io ho comprato questa cassetta che già era tutta cipolla gemogliata e l'ho messa a dimora, che potete trovare i video sul mio canale, come seminare la cipolla gemogliata, che era il mese di ottobre. E oggi siamo quasi alla fine di gennaio del 2021, perciò sono passato ottobre, novembre, dicembre e gennaio. Sono passate quasi 3 mesi. Andrò a prendere la cipolla che poi andrò a pulire, che pianta la lascio stare per avere la cipolla fresca, però la devo prendere perché poi fa i semi e cose, non è tanto buona. Questo è il periodo buono per prendere la cipolla, che già è pronta. Allora, ora andrò a prendere la cipolla. Questa qua, la apriamo, questa la puliamo, mettiamo quest'altra, questa qua, quest'altra cipolla, visto? Quest'altra, la mulebba, questa. Poi ne lasciamo qualcuna, però questa qua la sto andando a prendere, che poi si pulisce e poi la congelo, diciamo. Questa la mettiamo qua per ora. Sono il favino che era insieme a compost, no? Installato, diciamo. Questo è cresciuto, questo è il favino quello piccolino che gli danno a mangiare, che uso alimentare agli animali. Va. Questa poi io lo vado a lavorare il terreno, però da prendo la cipolla, la tocco, così gli fa anche dei concimi. Quando cipolle che ci sono, se avete la cipolla bella fresca, qualcuna già l'ho presa per Natale, che l'ho messo nelle scacciate, ma anche per cucinare. Questa è quella della cipolla, quella che ho seminato a ottobre e poi l'ho messa qua settembre, ottobre, non mi ricordo i giorni, e poi l'ho messa qua di pendine e sta crescendo. E ora andrò a prendere altre cipolla, ne lascio poi qualcuna poi la lascio.
la cipolla già mogliata dai scatti, no? Ovviamente. E niente, poi questa qua mi è rimasta uno, due, insomma questi due poi le lascio per consumo fresco, diciamo, quando però poi vado a pulire qua. Questa però la lascio, questa qua la lascio per consumo fresco, va. Quando uno si fa un'insalata di pomodoro. Invece questa qua ora l'andrò a pulire e poi l'andrò a congelare. La taglio tutta pulita. Ora la pulisco. Hai visto quante cipolle che ho preso? Questa ogni cipolla che ho seminato ha fatto delle piccole cipolle. 2, 3, 4, 5 cipolle piccoline. Certo, ovviamente sono cipolle piccoline, però visto che erano cipolle da scatto, gemogliate, io le ho messe nel terreno per avere un pochettino di cipolla fresca. Ora le pulisco e vediamo quante cipolle ho ricavato. Di quella cassetta che ho seminato a ottobre. Ho messo la cipolla, l'ho messa qua dove c'è il compost, diciamo, così butto tutti i scatti là, man mano che la pulisco. Vedete, questa è la cipolla che io ho seminato. Andrò a togliere quello di fuori. Visto, queste sono tutte le cipolle che uno ricava quando va a seminare una cipolla dagli scatti, diciamo, visto? Visto quando è cipolla. Certo, non è che vengono perfette, però vengono cipolle nuove. Poi si puliscono, questa qua, state vedendo? Si puliscono qua. Questa si taglia, le metto direttamente qua, dove c'è il compost. Si taglia, si toglie questa qua, un pochettino di fuori, la pellicina che c'è vecchia. Si taglia un pochettino qua, con le radici, così, si deve passare un pochettino di tempo. E così abbiamo una bella cipolla, bella fresca, però ora un po' le vado a congelare, tanto per avere la cipolla poi per cucinare. E un po' poi, faccio qualche insalata, uno la può prendere direttamente fresca. Vabbè, ora io me la pulisco tutta quanta, la faccio così. Pulisce sempre, gli tocco un pochettino di radici, un pochettino di qua, e la pulisco tutto qua, poi si lava, si taglia a pezzettini e si congela. Ora vado a pulire tutta la cipolla e poi concludo il video. Allora, dopo aver pulito tutta la cipolla che ho preso di qua, che l'ho messa a dimora all'inizio di ottobre. E oggi siamo quasi alla fine di gennaio del 2021. L'ho presa, l'ho pulita come avete visto poco fa. E vedete quanta cipolla nuova che ho ricavato. Vedete quanta cipolla nuova? Tutta cipolla nuova, bella fresca, con dei scatti di cipolla che ovviamente qualsiasi casalinga, diciamo, la butta. Perciò se avete cipolla, la maggior parte la butta, non sono tutti. Se avete cipolla che è gemmogliata, non la buttate, anche se avete un vaso, un pochettino, un vaso da 20, la potete mettere là. Poi ovviamente gli date l'acqua come se fosse una pianta, però non molta acqua, poco. E piano piano poi produce, quella cipolla gemmogliata produce tante cipolle, come avete visto qua. Vedete? Una cipolla fa 5-6 cipolle come queste qua. Questa ora io la pulisco meglio e poi la taglio tutta a pezzettini. E la vado a congelare, così ho per un paio di mesi ho la cipolla per il soffritto che gli serve poi a mia moglie per fare, che so, una frittata, insomma, la cipolla che a maggior parte viene messa di tutte le pietanze. E ora ho lasciato qualche cipolla qua, così questa qua è buona e fresca. E quando uno fa un'insalata di pomodoro, ci mette un pochettino di cipolla bella fresca. La prendo di qua. Quando uno la deve cucinare, la prendo quella che è questa qua, che poi andrò ora a congelare, a pulire e a congelare. Qualcuna cipolla l'ho presa per Natale, che le ho messe nelle scacciate, nelle pietanze che uno fa per Natale. E questa qua ho
Oggi la sto andando a prendere tutta. Questa qua quando prima la prendo anche, perché poi fa i semi. Beh, ormai già è cresciuta e non penso che cresci più di tanto, va. E niente, allora, questa è la cipolla che ho ricavato di quella semina che ho fatto a ottobre, che potete trovare il video sul mio canale. Se il video vi piace, mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale, iscrivetevi, così quando carico un video vi arriva una notifica, sarete insomma aggiornati. E niente, io un saluto a tutti, vi saluto, un grande abbraccio da Giovanni, dall'Ottidea. Ci vediamo al prossimo video, ciao!